a tutti e tanti tanti auguri di Buon Natale. Spero davvero che oggi, nonostante tutto, voi riusciate a festeggiare con i vostri affetti più cari. È un periodo molto difficile, ma dobbiamo mettere il cuore, le emozioni e i sentimenti davanti a tutto questo Natale più che mai. Anch'io e la mia famiglia lontano, i miei genitori sono in un altro paese e quindi insomma vi capisco, è difficile anche per me, però cerco di cogliere ciò che di bello mi ha dato la vita, quindi la famiglia di Jimmy, eccetera. Comunque, scusate l'atmosfera poco natalizia di questo video, nonostante è il giorno di Natale, però voglio rimediare con il maglione e le unghie perché mi sono segregata in camera di Jimmy. Ho messo un post-it sulla porta dicendo Keep Out perché oggi voglio farvi vedere alcuni dei regali di Natale che ho fatto per questo Natale e negli scorsi oppure che ho ricevuto. Perché secondo me sono regali molto molto validi. Lo so, solitamente questo tipo di video si fa prima di Natale, perché sono i consigli che potrei darvi per i regali futuri che potrete fare, ma se io faccio un video dei regali di Natale prima, poi i miei amici li guardano e io mi sono fregata tutti i regali di Natale. Quindi vi beccate il video il giorno di Natale, così che magari, non so, li farete in futuro. Vabbè. Sapete che sono un po' strana, quindi iniziamo con un regalo che mi è stato fatto, che nella mia famiglia gira da almeno un anno, che è il Roner. Il Roner è un attrezzo che serve in cucina per la cottura sottovuoto. Praticamente è questa specie di silurino che si mette in una pentola o nella sua bacinella con dell'acqua. Ciò che vogliamo cucinare si mette in un sacchetto sottovuoto e si immerge nell'acqua. Il Roner porterà a temperatura l'acqua e cucinerà per 8 ore ciò che abbiamo messo nel sacchetto. Ovviamente ci sono tutte le indicazioni dei tempi di cottura, eccetera, sono tempi di cottura molto lunghi e questo è molto pratico in realtà se si pensa in anticipo. Quindi, ad esempio, la sera prima si mette su e il giorno dopo ciò che volevamo per cucinare è pronto. Bisogna stare molto attenti ai tempi di cottura, è una cottura molto lenta e il fatto che si metta ciò che vogliamo cucinare dentro un sacchetto fa sì che tutti i principi nutritivi dell'alimento non si disperdano ma rimangano lì. È molto indicato per carni e pesce, soprattutto se poi prima si fa una specie di marinatura, la carne e il pesce, e vi giuro che quest'estate l'ho provato tantissimo perché i miei ne sono assolutamente innamorati. E si cucinava praticamente tutto con questo Roner e il gusto è veramente totalmente diverso. Io l'ho appena ricevuto, non l'ho ancora provato io di mio pugno perché me l'ha sempre fatto mio papà quest'estate, però sicuramente l'anno prossimo quando tornerò a casa a Milano lo proverò, lo proveremo insieme, ve lo farò vedere e super. Super soprattutto se abbinato alla macchina del sottovuoto. Noi l'abbiamo presa su Privalia della Leica, se non sbaglio. Sono queste macchinine molto semplici che funzionano o con i rotoli o con i sacchetti. Si mettono gli alimenti dentro, si chiude, fa una chiusura ermetica a caldo e tiene gli alimenti sottovuoto. Sono perfetti sia per cucinare, appunto con il Roner, quindi una cottura sottovuoto, oppure per conservare gli alimenti in frigo o in freezer. Poi un altro regalo molto interessante, questo tutti derivano dai miei genitori perché loro sono molto pionieri in questo e poi io seguo, so, può sembrare un po' strano, ma è l'omino. Aspetta. Praticamente questa è una telecamerina che si mette in casa, in ingresso, e è controllabile tramite app e si può vedere ciò che succede in casa. Si può anche parlare, quindi se uno ad esempio ha un animale che rimane a casa, gli puoi parlare, lo puoi far avvicinare, insomma, è molto molto pratico. Noi ne abbiamo regalati un bel po' quest'anno, abbiamo regalato dei nostri amici a Milano e questo è per la sorella di Jimmy. Noi in casa non ce l'abbiamo perché secondo me serve per un determinato tipo di casa, quando la casa è abbastanza grande, quando ha un ingresso, eccetera, la nostra casa è un po' particolare. Comunque. Un altro regalo che secondo me è super e veramente sono quei regali che una volta fatti poi rimangono per la vita, sono, non so, mi prenderete per pazza, ma le ciabatte dell'UGG. Per me queste sono, non so, oro, oro, cioè
il miglior regalo, il miglior acquisto della mia vita. Queste me le sono fatte regalare 2 anni fa, 3 anni fa, e sono spettacolari, sono caldine dentro con il peletto. Per chi soffre di geloni, sono veramente una manna dal cielo. Hanno la suola bella grossa che rialza dal pavimento. E credetemi, cioè, ok, magari adesso che noi e anche qui siamo un piano alto, quarto, quinto piano, non si sente, ma quando vivevamo a un piano rialzato il pavimento era gelato, tanto che io ce l'avevo e non le sentivo, e invece avevo Jimmy che aveva le solite ciabattine sottili e lui aveva sempre freddo ai piedi perché con quelle ciabatte sei a terra. Quindi anche a lui l'anno scorso gli ho regalato le ciabatte e nonostante lui fosse molto scettico, non le volesse, eccetera, ammette che sono effettivamente uno dei migliori acquisti, anche perché sì, costano tanto, perché costano tanto, però non le ricompri più. Cioè, fai una volta questo acquisto, dureranno tot anni, nel momento in cui mi disintegreranno, ve lo dirò, ma io penso che per almeno altri 6-7 anni queste vanno avanti, invece le altre ogni anno devono essere comprate perché la suola si smaciulla. Quindi, altro regalo super, veramente, questo è il mio regalo di questo compleanno da parte di Jimmy ed è lo spazzolino da denti. Niente di questo è sponsorizzato, però su questi sono veramente prodotti e cose in cui credo e che mi sono state regalate, che penso che siano delle cose bellissime che tutti dovrebbero avere in casa. Allora, io ho questo qui dell'Oral-B, questa è la sua custodia da viaggio e Jimmy me l'ha preso oro rosa perché oro rosa. E non so, io mi trovo benissimo. È da viaggio per 2 persone. Questo è il mio quello di Jimmy. E ci sono le varie funzioni. È super power. Io prima avevo un Oral-B Vitality, quelli tipo che trovi al supermercato a 20 euro. E mi era durato anni, cioè ce l'avevo da circa 8-9 anni. Quindi, comunque, anche questa è una spesa che poi si ammortizza nel tempo. E io credevo funzionasse bene, normale, poi ho provato questo spettacolo, cioè 10 volte più power, probabilmente perché quello ormai mi stava abbandonando. Ci sono tantissime funzioni, si controlla da app, eccetera. Quindi, veramente, se siete alla ricerca di uno spazzolino, spazzolino elettrico. Poi un altro regalo super risale all'anno scorso che mi ha fatto Jimmy, che è la stampante foto. Gli avevo detto che mi sarebbe piaciuta la fotocamerina tipo Instapix, quella per fare le Polaroid, ma lui ha pensato di prendermi questa stampante dell'HP che stampa le foto che io ho nel telefono e con l'app posso decidere il riquadro, quindi il frame, se aggiungere degli sticker, eccetera. Quindi posso personalizzarmi le mie foto. Inoltre posso anche scegliere quali foto stampare. Invece con la Polaroid, che forse è anche quello il bello, però non sempre si ha a disposizione. Comunque sarebbe un altro attrezzo per me da portarmi in giro. Con la Polaroid la foto che fai è la foto che stampi, invece questa è a tua scelta, a tua discrezione e quindi personalmente la preferisco. Ora passiamo ai regali che io ho fatto a Jimmy per questo Natale, adesso vado a vedere Jimmy se sta spiando perché sia mai che mi frego il regalo di Natale il giorno prima. Allora, ho aspettato questo video, infatti non è ancora impacchettato, ma iniziamo con qualcosa di Evergreen, che è Jimmy vuole sistemarsi le sopracciglia. Ho paura a parlare, vi giuro. Comunque, Jimmy è un po' che mi dice che vuole sistemarsi le sopracciglia e quindi una carta regalo da Sephora per andare al Brow Bar di Benefit. Perfetto. Per chi bellino vuole apparire, un pochino dovrà soffrire, così vi giuro, non vedo l'ora di accompagnarlo e sentire le sue urla. E poi altro regalo. Ups. Questo. Ho trovato questa cosa su internet, su Amazon. Praticamente sono queste piastrine che si attaccano, ad esempio, al portachiavi o dentro il portafoglio, che funzionano come cerca cose. Cioè, nel momento in cui non trovi le chiavi o non trovi il portafoglio, tu vai sull'app, e le fai suonare. E quindi in teoria ti localizza l'oggetto perché suona e tu lo cerchi. Ovviamente non devi averlo perso, non è un GPS perché non c'è nessuna SIM, però
Ma banalmente, se sei in casa e sai che è tutto lì, ma non lo trovi perché magari in un giaccone, eccetera, in una borsa, quante volte succede, questo dovrebbe aiutare a trovarlo. Jimmy perde sempre le cose, o meglio, non le trova, non è che le perde, Jimmy non le trova. E quindi ogni volta prima che deve uscire è un dramma di corse avanti e indietro, dov'è, e quindi ho detto, senti. Quando l'ho trovato su Amazon ho detto è il suo, anche perché dovete sapere che in realtà questa è una cosa che mi dà un po' fastidio, perché io da quando sono piccola, che ve lo giuro, che io dico dovrebbero creare questa cosa che tu attacchi alle chiavi e se non le trovi te le fa trovare. Ovviamente da piccola non sapevo di localizzazione, cose del genere, però dicevo dovrebbero, ragazzi. Che business perso, veramente. Lì potevo investire sulla mia idea a 5 anni e forse ora sarei io la proprietaria di Philotag. Il brand che ho scelto l'ho cercato su Amazon, non saprei dirvi sinceramente se funziona bene, perché ovviamente non l'ho ancora provato, quindi magari su questo vi aggiornerò. Ho fatto altri acquisti in negozi, ho approfittato del cashback, quindi sono andata in negozi fisici per fare degli acquisti, principalmente di abbigliamento. Ammetto che come regalo di Natale non faccio mai abbigliamento perché tendenzialmente aspetto gennaio i saldi, però quest'anno tanti negozi hanno fatto degli sconti, promozioni, eccetera, per incentivare l'acquisto e poi ammetto di essermi sentita abbastanza in dovere un pochino di andare in negozio e aiutare i commercianti locali. E ho speso molto di più in negozio fisico che online, quindi io ho la coscienza a posto e sono molto contenta. Mi sono fatto un pochino di regalini, mi sono tolta qualche sfizio e magari ve lo farò vedere. Domani scarto, anzi oggi scarto perché oggi è il 25 quando state guardando questo video e basta. Io concluderei qui questo video. Spero di avervi dato qualche idea, magari per qualche regalino che vi siete tenuti indietro e basta. Io vi auguro un felicissimo Natale. Rilassatevi dopo aver visto questo video. Staccate tutto, il telefono e prendetevi questa giornata proprio di pausa. Vi auguro veramente un sereno Natale. Ne abbiamo tutti veramente tanto bisogno e basta. Noi ci vediamo domani. Buon Natale e che ci porti veramente tanta tanta serenità e gioia e libertà.